Ciao, in questo video della serie Fitness Sicuro parliamo di allenamento per migliorare la sensazione di tensione e contrattura muscolare. Moltissime persone si allenano esclusivamente, e io sono sicuramente tra quelle, esclusivamente allo scopo di stare meglio. E sicuramente le persone che mi seguono hanno quello come scopo principale. Io non mi occupo prettamente di estetica o di specifiche performance per specifici sport, mi occupo di stare meglio, o di problemi muscoloscheletrici o di stare meglio in generale. Ma ci sono naturalmente tanti modi di stare meglio. Ci sono le sensazioni, ad esempio, positive che noi abbiamo dopo una corsa, no? Ci sentiamo meglio in generale. Però c'è un modo di stare meglio anche un po' più nello specifico, come ad esempio stare meglio con le contratture muscolari, la sensazione di tensione che spesso ci prende tra collo e spalle. Per questo tipo di benessere, diciamo, ci sono delle regole da seguire, ovvero sì, magari la corsa mi può aiutare anche su quello, molto spesso succede, la bicicletta, magari vado a fare la bicicletta, sto meglio, però ci sono delle regole da seguire che sicuramente ci possono garantire i migliori risultati. E in questo video andremo proprio a vedere un tipo di allenamento e ne faremo anche una parte insieme e vedremo quelle che sono le regole, i blocchi in cui dividere l'allenamento per avere il massimo dell'effetto sulla contrattura muscolare. Benissimo, allora andiamo a fare il nostro allenamento e a spiegarlo di mano in mano. Se il video ti sembra interessante, lasciami un mi piace, non dimenticare di iscriverti ai miei canali e non dimenticare soprattutto di guardare anche i link nella descrizione del video se vuoi approfondire, perché Fitness Sicuro non è soltanto una serie di video che faccio su YouTube, ma è un intero programma, un videocorso molto molto completo che ti può aiutare a rinforzare i tuoi muscoli, migliorare la tua postura, prevenire o migliorare delle problematiche muscoloscheletriche. Quindi è un programma molto molto completo. Se ti interessa approfondire il mondo di Fitness Sicuro, allora vai a guardare i link nella descrizione del video. Benissimo, allora iniziamo il nostro allenamento. La prima componente che voglio sviluppare, che voglio avere ben presente nel mio allenamento, la prima componente, il primo blocco dell'allenamento è sicuramente il rinforzo muscolare. Che cosa succede però? Non voglio fare il classico rinforzo muscolare, tre serie da 10 ripetizioni, tipico da palestra, mi può andare benissimo, ma ci sono due cose da tenere in considerazione. Uno, che non tutti sono in grado di esprimere molta forza con quel tipo di lavoro, soprattutto i principianti che non sono in grado di spremere bene i loro muscoli. E poi possiamo fare un lavoro che lavori più sulla resistenza muscolare, che per la contrattura e per la sensazione di tensione è sicuramente più adatto. Quindi che cosa vado a fare? Vado a fare un lavoro in stile Tabata, diciamo, dove per 20 secondi io lavoro i miei muscoli, faccio questo esercizio, io prendo un esercizio a caso, in questo caso il rematore con l'elastico. Ok, ho sotto mano un elastico, vado in palestra né nulla, ho sotto mano un elastico, nel mio caso una loop band a bassa resistenza, vado a fare il mio esercizio è questo, ok? E per 20 secondi farò il mio esercizio e per 10 secondi vado a riposare. Tutto questo lo faremo per un 5-6 volte, poi posso prolungare anche 8-10 volte, inizialmente per un 5-6 volte. Chiaramente posso selezionare l'esercizio di rinforzo che preferisco e posso anche chiaramente abbinare, devo fare questa operazione per almeno 2-3 esercizi di rinforzo. Ok, allora comincio il mio allenamento, via! Ok, quindi primo giro, una ventina di secondi di ripetizioni a questa velocità più o meno, non troppo veloce, non troppo lento. Respiro lentamente, 3, 2, 1, stop. E il primo giro l'abbiamo fatto, respiro, sono solo 10 secondi di pausa, 3, 2, 1, via. In questo modo anche chi non ha delle grandi abilità motorie, anche chi non è esperto di allenamento in palestra, riesce a dare un buon livello di stanchezza ai suoi muscoli. Raggiungere un buon livello di stanchezza, 3, 2, 1, stop. Raggiungere un buon livello di stanchezza è fondamentale per avere un buon effetto e con le classiche 3-4 serie da 10 non sempre si riesce. Via. Soprattutto in quelle persone appunto che non sono molto esperte, magari fai
le tue 10 ripetizioni e poi gli chiedi di farne subito dopo altre 10 e questo te ne fa altre 10, vuol dire che era al 50% delle sue possibilità. 3, 2, 1, stop. Mentre invece noi vogliamo cercare di spremerci un pochino di più. Ok? Adesso pronto per il mio quarto giro, via. Non mi importa quanti ne faccio, non troppo lento, non troppo veloce. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. E anch'io, che tanti anni di esperienza anche nell'allenamento in palestra, comincio a sentire che i miei muscoli, insomma, via. Quinto giro. Sto accumulando fatica perché faccio più secondi di lavoro che secondi di riposo e quindi... Ok. Andiamo con il sesto giro. È difficile che con questo metodo... pronti, via. Io vado a fare una quantità di lavoro insufficiente per dare un buono stimolo ai muscoli. Mentre invece è assolutamente possibile se faccio le classiche 3-4 serie, il muscolo si stanca molto meno, è verosimile, soprattutto nei principianti. E stop, ok? Adesso decido di stoppare l'esercizio, potrei andare avanti per altre 2-3 serie, potrei fare la stessa operazione su altri 2-3 esercizi, magari anche per l'arto inferiore e per l'addome. Il principio è assolutamente quello. Secondo blocco di allenamento. Mi servono sicuramente degli esercizi di mobilità attiva, ovvero degli esercizi dove la resistenza è offerta dalla rigidità dei miei stessi muscoli. Continuo a lavorare sulle spalle, quindi in questo caso uso questo esercizio che chiamo nuotatore. La fatica che andrò a fare non è legata a un peso che ho in mano o una resistenza che mi offre l'elastico, ma alla resistenza che mi offre la rigidità delle mie spalle. Ok? Lo vado a fare da in piedi perché potrei farlo a pancia in giù, ma mi si schiaccia sempre il microfono, magari poi l'audio viene fuori male. Mi metto in piedi, pollici in fuori. Porto indietro tutto e qua già comincio a creare una resistenza da parte di alcuni muscoli. Porto su in alto, porto su in alto e ritorno. Quando non riesco ad arrivare più in alto di così, allora è il momento di tornare in giù. Ok? Pronti? Via. Uno. Due. Nel mio caso sia chiudono abbastanza in alto con una buona mobilità di spalle. 3. Nel caso potrebbero anche chiudere qua. 4. Sempre ben indietro le braccia. 5. Sempre ben indietro. 6. 7. 8. 9. 10. Facciamo ancora un paio. 11 e 12 e sciolgo. Intanto che riposo una trentina di secondi circa, faccio un po' di mobilizzazione delle scapole. Respiro lentamente. Quindi questa è la seconda categoria di esercizi. Esercizi, diciamo, a corpo libero dove la resistenza è offerta dalla rigidità dei miei muscoli. Sto lottando in questo momento, non in questo preciso momento, ma mentre faccio l'esercizio, pronti andiamo, bene indietro, spingo su, ecco qua, quando sono qui io mi sto scontrando contro la rigidità dei miei muscoli. Se avessi chi ha invece le spalle molto lasse, estremamente mobili, generalmente fa un po' meno fatica, la fatica è offerta soltanto dalla forza di gravità. Andiamo, non troppo lento, non troppo veloce, pollici sempre in alto, bene indietro, le braccia, ancora un paio. E riposo una trentina di secondi, intanto mobilizzo un po' il tratto cervicale.
chi ha le spalle molto lasse, quindi si muovono benissimo, non fa nessuna fatica con questo genere di esercizi, generalmente trae un po' più beneficio dal tipo di esercizi che abbiamo fatto prima, perché qua non hanno molte rigidità contro le quali lottare. Ok, anche in rotazione. E andiamo con il terzo giro. Bene indietro le braccia e starò su questa linea. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, 9 e 10 e sciolgo, ok? Può bastare per questo genere di esercizio, per questo esercizio. Anche qua potrei voler aggiungere un altro paio di questi esercizi, sempre di questa categoria di mobilità attiva. Sul mio canale YouTube ne ho pubblicati davvero tanti, specie in tutti quei video dove parlo di potenziamento posturale, rinforzo posturale, potenziamento posturale. Sono più o meno sempre queste categorie di esercizi. Ultima tipologia di esercizi che voglio adottare, sicuramente gli esercizi di stretching, che magari mi vado a fare a fine allenamento. Nel nostro caso adesso vado a fare un esercizio di stretching del pettorale, ok? Che tendenzialmente è molto contratto, molto chiuso. Vado a fare un'apertura del pettorale e un'apertura dello psoas, che è un altro muscolo che tendenzialmente, che è molto chiuso, tende ad accorciarsi. Noi cerchiamo di allungarci. Ok, quindi iniziamo con il pettorale, mi metto pancia in giù. La mano, comincio da questa che si vede meglio, mano ben appoggiata, gomito ben appoggiato, porto il braccio un po' in avanti, okay? Quindi faccio un angolo di circa 45 gradi e ruoto. E porto in allungamento in questo modo la parte anteriore della spalla. Generalmente lo sento sulla porzione anteriore della spalla e più o meno in zona bicipite. Tengo qua una trentina di secondi. Se sono 25 è lo stesso, se sono 40 è lo stesso. L'importante è che la tensione che creo sia moderata, non eccessiva. I muscoli si distendono quando le tensioni che io creo sono moderate. Facciamo il cambio lato, mano ben appoggiata, gomito ben appoggiato, ruoto e respiro lentamente. Quindi queste fondamentalmente sono le tre categorie di esercizi. Rinforzo muscolare con quella metodica perché così sono sicuro di aver spremuto bene i muscoli, di averli allenati alla resistenza, che in termini di contratture muscolari è sicuramente più utile. È più utile la resistenza piuttosto che la... Ok, sciogliamo, vado ad allungare lo psoas. Ginocchio appoggiato su qualcosa di morbido, lo dico ogni volta, ma non mi stanco mai di dirlo perché c'è sempre chi guarda questi video per la prima volta, ovviamente. Ginocchia, schiena diritta, affondo, raddrizzo, respiro. Dicevo, quando parlo di contratture muscolari, mi è molto più utile allenare i muscoli alla resistenza piuttosto che alla forza bruta. Se io voglio che il mio muscolo sia meno contratto, mi serve di più allenarlo alla resistenza come abbiamo fatto piuttosto che allenarlo a muovere un grande peso. Se dici tiro su 100 kg, non ha moltissimo effetto sulla contrattura che io percepisco, mentre invece alleno la resistenza sì, perché favorisce molto la vascolarizzazione. Ok, dall'altra parte, ginocchio appoggiato, qua circa 90 gradi quando parto, ma poi voglio andare un po' più avanti perché voglio affondare, raddrizzo la schiena, respiro. Trenta, 40 secondi. Ok, io ho fatto una volta ogni esercizio, posso tranquillamente ripeterlo 2 o 3 volte in totale. Ed eccoci qua. Ok,
questa routine la posso anche ripetere due o tre volte esattamente come l'ho ripetuta, facendo ripartire il video, altrimenti posso costruirmi l'allenamento però con questi principi: esercizi di rinforzo, esercizi di mobilità attiva ed esercizi di stretching. Bene, allora per questo video è tutto, mi auguro che il video ti sia piaciuto, che ti sia sembrato interessante, se lo è stato lasciami un mi piace e non dimenticare di iscriverti ai miei canali. Se vuoi approfondire questo mondo del fitness sicuro, dell'allenamento per rinforzare i muscoli in modo sicuro, per migliorare la postura e per prevenire e risolvere molte volte anche le problematiche muscoloscheletriche, allora vai a guardare il link nella descrizione del video, perché come dicevo all'inizio, Fitness Sicuro è un completissimo programma, un completo videocorso che ti può accompagnare con tutte delle routine dove ci alleniamo insieme, passo dopo passo, verso gli obiettivi che ti ho detto: rinforzare i muscoli in modo sicuro anche se parti da un livello di abilità motorie molto molto basso e anche se hai qualche acciacco, migliorare la postura e migliorare questi acciacchi. Quindi sicuramente è un qualcosa da approfondire se rientri un pochino in queste categorie e se questi sono più o meno i tuoi obiettivi. Grazie dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.